Allora, grazie Giulio, buonasera a tutti. Io naturalmente vi presento, ormai ci conosciamo tutti, sono Paolo Bianchini, il portavoce provinciale di Fratelli d'Italia. Sapete bene che Fratelli d'Italia è un partito giovane, nato a dicembre, è un partito che alle scorse regionali in politica diciamo, ha fatto un percorso per diciamo, costituirsi nello scenario politico con Giorgia Meloni, che naturalmente è il nostro leader. In queste elezioni comunali, avendo Giulio deciso di ricandidarsi, come tutti speravamo, praticamente alle elezioni comunali, abbiamo convintamente sin dal primo giorno diciamo, accettato la sfida con lui e sostenuto la sua candidatura per queste appunto elezioni comunali. Abbiamo la nostra lista naturalmente apparentata a tutto il centrodestra, quindi alla lista Ecosumleo, alla Civica per Viterbo e quella del PDL si aggiunge anche la nostra. Oggi siamo qui per parlare di centro storico, siamo qui per parlare di tutte quelle che sono le iniziative che naturalmente sono state fatte e quelle che dovranno essere fatte. Parliamo del plus appunto riguardante questo tipo di azione che appunto inciderà nel centro storico. Io ho un po' la doppia veste, giuro lo sa, perché naturalmente io con la mia attività sono a Via d'Orologio Vecchio, quindi conosco benissimo e da dentro diciamo, quelle che sono le problematiche del centro. Su quella che è stata l'azione politica, su quella che è stata la progettazione del plus, c'è stata una particolare attenzione a quello che è la riqualificazione urbana del centro storico in alcune parti, da Valle Faula, Benzina a Piazza Gravio, i vari ascensori e altro. Quello che naturalmente tutti auspichiamo è che al centro storico ritornino un po' le persone, oltre che le opere, e per far sì che al centro storico ritornino le opere c'è bisogno che il centro storico doti di servizi appunto alle persone, a tutto quello che naturalmente è, riguarda chi frequenta appunto questo quartiere importante della nostra città, che ormai vede 8.000 persone soltanto residenti nel suo interno. Quindi questa è un'opera che poi naturalmente lascio a te descrivere, perché giustamente è un progetto che hai presentato da sindaco con la tua giunta e quindi spetta a te diciamo dire quelle che sono le caratteristiche, però devo dire che comunque un'attenzione, un occhio e una cura a questo problema del centro storico c'è stato e questo progetto lo dimostra. È naturale che noi nei prossimi 5 anni, se i viterbesi ci daranno di nuovo la responsabilità di guidare questa città, dovremmo fare di più, nel senso che ai grandi progetti, vedi il plus, dovremo anche diciamo, agganciare una serie di cure del particolare, perché spesso è capitato che i nostri cittadini ci segnalano magari un tombino attappato piuttosto che delle erbacce su una grondaglia, piuttosto che magari una via che praticamente è lasciata un po' all'incuria. Però io mi sento, da appunto qui mi spoglio dalla veste di politico, mi metto quella del commerciante, mi sento che pure noi viterbesi dobbiamo, secondo me, rimboccarci un pochino più le maniche, dobbiamo essere noi stessi i primi ad apprezzare e valorizzare quello che abbiamo nelle nostre vie e nella nostra diciamo, città all'interno delle mura, e dobbiamo essere i primi quelli che invece di criticare sempre e dire che tutto non va bene, magari siamo primi appunto a fare qualcosa di positivo per la nostra città. Tanti viterbesi hanno criticato San Pellegrino un fiore perché c'erano pochi fiori. Se eravamo a Siena, Giulio, te lo dico con chiarezza, le attività commerciali, gli abitanti, tutti quelli che stavano magari intorno alla Piazza del Campo avrebbero allestito balconi, fiori, con fiori e piante, e non avrebbero, secondo me, dato la colpa solamente all'amministrazione perché ci sono pochi fiori e poche piante. Quest'anno avete fatto San Pellegrino un fiore facendo un miracolo, 15.000 euro recuperati in extremis, e nonostante questo abbiamo visto la città invasa da romani, turisti, stranieri e così via. Quindi bene sì, tenere cura e guardare i conti, naturalmente un'amministrazione comunale che come tutte le amministrazioni è in sofferenza nei bilanci, ma anche da parte di noi cittadini, perché noi siamo cittadini, dovremmo secondo me sforzarci un pochino di più per amare la nostra città e curarla come merita. Se io invito una persona dentro casa mia e casa mia è perfetta, è pulita, non gli si può dire nulla, mai getterà qualcosa per terra. Se io invito qualcuno dentro casa mia ha i mobili sporchi e polverati, le sedie messe una distanza dall'altra non regolari magari intorno al tavolo, oppure
cioè qualsiasi cosa spazza qua e là per casa, si sentirà magari più libero di continuare quello stato delle cose. Se invece faccio trovare casa mia perfetta, il mio ospite mai sporcherà casa. Quindi questo secondo me è un po' il pallino che ci dovremmo prefiggere nei prossimi 5 anni, dato che appunto i viterbesi speriamo ci diano la fiducia per rigovernare questa città. Grazie. Grazie Paolo, ma io credo che gli amici che oggi pomeriggio sono arrivati qui da noi vogliano capire quello che l'amministrazione uscente sta realizzando. Noi dal luglio 2011 abbiamo messo insieme una progettazione che era in embrione già da tempo, perché si parla di Valle di Faula probabilmente da 50 anni e quindi le idee, le volontà dell'amministrazione si sono succedute, sono state sempre al centro, la Valle di Faula è stata sempre al centro dell'attenzione. Però se non avessimo avuto la possibilità di partecipare a un bando della Regione Lazio che prevedeva la riqualificazione del centro storico tramite i fondi europei, molto probabilmente ne avremmo parlato anche noi, in questi 5 anni, ma non avremmo realizzato, perché per realizzare i progetti, oltre le buone progettualità, oltre le volontà politiche, servono le risorse. E partire nella Valle di Faula a investire risorse, servono risorse ingenti, non servono risorse che riguardano la stretta cinta del bilancio comunale, perché avere oggi la disponibilità di spendere sulla Valle di Faula e sul centro storico 13 milioni e mezzo molto probabilmente è un effetto straordinario. Oggi qualcuno dice: state facendo campagna elettorale con il plus. Potrebbe essere vero, ma non è vero. Ecco anche un grande amico mio, Silvio Marino, lo accolgo con grande affetto. È un avversario politico. Dicevo, la progettualità che abbiamo messo in campo per il centro storico si sono servite risorse, 13 milioni e mezzo di progetti, la campagna elettorale oggi. Allora, premetto che la campagna elettorale non c'entra niente, perché noi oggi abbiamo deliberato questa mattina 400.000 euro di investimenti sul centro storico per la formazione, per persone che hanno perso il lavoro, che cercheranno di avere dei voucher da parte dell'amministrazione. Ma perché oggi? Come perché i 600.000 euro dei fondi che serviranno, saranno utilizzati dai commercianti, dagli artigiani, da imprenditori in genere per riqualificare le proprie attività, e anche lì ci saranno 2 milioni e mezzo di fondo di garanzia da parte della Regione Lazio per questi investimenti. Perché oggi? Perché prima non lo potevamo fare, perché prima abbiamo dovuto far uscire a gara almeno 5 milioni di euro di opere strutturali. Questo prevedeva la Comunità Europea, questo lo abbiamo fatto. Abbiamo fatto uscire prima 5 milioni di opere strutturali che riguardano il centro storico, poi siamo potuti uscire con questi bandi che vanno a incidere sul sociale, sull'economico della città. Quindi, a scanso di equivoci, non sono opere che invadono la campagna elettorale, ma sono opere che entro il 31 luglio del 2013 devono essere appaltate per mantenere la cadenza dei tempi che la Comunità Europea ci ha imposto. Quindi non stiamo stravolgendo niente, stiamo facendo soltanto il nostro dovere. Come dicevo prima, a luglio del 2011 abbiamo iniziato questa progettualità, a ottobre abbiamo presentato questi progetti, e sono l'ascensore che va dal Valle di Faul al Duomo,
la piazza che sta di sotto la Valle di Faro, che oggi è utilizzata per le macchine, ma è una piazza quella è una piazza, quindi che sarà terminata, non è terminata in questo momento come potete ben vedere, sarà terminata perché ci saranno altri lavori, quindi è inutile terminare quel lavoro della piazza quando saranno invasa da altri lavori, quindi sarà terminata quella piazza e potrà essere utilizzata la prossima amministrazione anche per il mercato, come è stato richiesto da tanto tempo. Quindi quel progetto aveva in itinere la volontà di arrivare e ci stiamo arrivando. Poi davanti alla piazza abbiamo ipotizzato, ideato e realizzato la possibilità di portare il museo civico all'interno dell'ex gazzometro, dall'altra parte, a sinistra, entrando porta Faul, entrando a sinistra, sarà recuperato quell'ex gazzometro per attività direzionali, non commerciali. Quindi è già stato portato in consiglio comunale, è stato realizzato, adesso si è completato l'iter amministrativo, sono convinto che presto i privati realizzeranno l'opera. Poi, quindi, salendo a destra ci saranno la coppia di ascensori che si fermeranno a via Sant'Antonio e poi arriveranno fino a piazza del Duomo. Proseguendo, ci avete davanti via Sant'Antonio Palazzo di Vico dell'amministrazione comunale, e sarà anche lì un recupero di Palazzo di Vico che potrà dare la possibilità ai turisti, ai norvegesi, a quant'altro di percorrere in via sotterranea anche quel tratto particolare di città, e andiamo a recuperare anche quello, andiamo a recuperare lì davanti a Palazzo di Vico, davanti all'ex camera mortuaria dell'ospedale degli infermi, c'è una piazza del 1300 e andiamo a recuperare anche la piazza del 1300, come andiamo a recuperare un antico passaggio che va da via Sant'Antonio a via dei Pellegrini. Questo è sul lato destro della Valle di Faro. Sul lato sinistro, oltre la piazza, andiamo a realizzare un centro servizi che potrà accogliere, oltre ai servizi igienici, anche tutto quello che riguarda l'informazione turistica e quant'altro. Poi, avanti, sto guardando come se fosse un disegno, avanti c'è realizzato sarà realizzato un anfiteatro come quello di Fento, verde, che potrà accogliere 2000 persone per gli spettacoli di intrattenimento. Sopra, aspettate, prima di arrivare sopra arriviamo con l'ascensore che va da Valle di Faro al Sacrario, poi sopra qui davanti c'è la pensilina, abbiamo ricavato quell'area che sono oltre 800 metri, quasi 900 credo, sarà in cristalli tutta chiusa e che sarà recuperata per una sede espositiva, per, io ho immaginato che possa essere una sede espositiva per prodotti, per tipicità, per quello che la città vorrà mettere in mostra, cioè nell'entrata importante della città di Viterbo è necessario, credo, anche imbandire la propria tavola con la possibilità di far vedere che cosa siamo capaci di realizzare dal punto di vista della produzione. Quindi i 13 milioni e mezzo vanno in parte in questo ambito, vanno anche a via Genova perché il percorso del progetto ideale era dal Parco dell'Arcionello alla Valle di Faul, quindi cercare di riqualificare dalla Valle di Faul a quell'altro punto che è importante nel recupero ambientale, che è la Valle dell'Arcionello, del Parco dell'Arcionello. Quindi io penso di aver interpretato con il progetto, insieme all'amministrazione tutta, aver interpretato le volontà
della città di Viterbo, cioè imperniare la propria azione sul recupero del centro storico. Dimenticavo il milione di euro che sarà investito nella Valle di Faul, sulle mura della Valle di Faul, che sono fondi che siamo riusciti a raggiungere tramite il Ministero dei Beni Culturali. Tutte queste risorse, il Comune su queste risorse non ha messo un euro. Sono tutte risorse che vengono prese dai vari ambiti, regionale, nazionale, europeo, per venire a essere investiti a Viterbo. I tempi, io credo che dal luglio 2011, quando la maggioranza ebbe la conoscenza di poter partecipare a questo bando, sono passati all'ottobre, alla prima presentazione dell'ottobre 2011, al febbraio 2012, alla seconda presentazione qualificante, e lì a febbraio 2012, quindi siamo arrivati a maggio 2012 con la classifica, siamo arrivati primi per il progetto che abbiamo realizzato. Io credo che in un anno aver realizzato poi alla fine tutto il regime autorizzatorio di tutte le sovrintendenze, tutti i permessi regionali, di quant'altro, io credo che sia stata veramente un'opera importante, un'opera che ci ha permesso di dimostrare che volevamo imperniare la nostra azione sul centro storico. E credo che oggi di poter avanzare la soddisfazione, perché sono progetti che hanno una valenza strutturale di medio termine, non riusciamo a con la burocrazia nazionale a modificare degli atteggiamenti che in un regime autorizzatorio hanno dei tempi sicuramente importanti. Pure a me sarebbe piaciuto partire un anno fa e far vedere tutte le ruspe che giravano per Viterbo, ma non stiamo qui prendendo in giro nessuno. Ci sono legami, sono finanziamenti già acquisiti dall'amministrazione, stanno in procedura di gara e il 31 luglio noi dobbiamo, per rispettare i tempi, dobbiamo aggiudicarle. Credo che questo sia un risultato importante. Poi, come diceva Paolo, le pulizie della città non ci dobbiamo dimenticare nessuno, sono qui per dire, per comunicarlo. Noi per 4 anni e mezzo abbiamo avuto, a causa di difficoltà della gestione del CEP, abbiamo avuto una società in liquidazione, e la società in liquidazione non può fare investimenti, quindi di quello che avevamo abbiamo dovuto fare necessità. Hanno lavorato i dipendenti del CEP nelle condizioni in cui stanno una società in liquidazione. Dal 17 settembre siamo riusciti ad aggiudicare la gara per la raccolta dei rifiuti e per lo spazzamento, e qualcosa si sta vedendo. Si stanno vedendo purtroppo anche effetti negativi, perché ieri pomeriggio ci sono state 7 sanzioni nel centro storico, 7 sanzioni di cittadini che hanno avuto la sorpresa di avere polizia municipale, polizia locale, Viterbo Ambiente, che aprivano i sacchetti e che gli facevano la sanzione. Ecco, io questo logicamente non riesco a evitarglielo, perché se non si comprende che ci sono gli orari, ci sono i momenti opportuni, che è carenzato un lavoro, immaginate oggi che abbiamo solo il centro storico di Viterbo, figurate dal 1° luglio, quando tutta la città sarà invasa dalla raccolta differenziata. Quindi sarà veramente da impegnarsi, sarà veramente da porre la massima attenzione da parte dei cittadini nel rispettare che cosa? Un dettame di legge che vede la qualità ambientale al centro dell'attenzione. Quindi una qualità che cambia, una città che sta cambiando. I pulmini elettrici sono un progetto del 2009 che, grazie al Ministero dell'Ambiente, abbiamo avuto 1.200.000 euro di contributo per acquistarli, ma era un segnale,
un segnale che iniziava il cambiamento del, del modo di vedere la città. La città in maniera diversa, cioè quando avremo il centro storico con tutto il wifi libero, perché è pure quello finanziato dalla Comunità Europea, quando ci saranno 8 postazioni bike sharing elettrico finanziate dalla Comunità Europea, pure quello sarà il segnale del cambiamento. Abbiamo preso un treno abbastanza veloce, non quelli tradizionali, abbastanza veloce per cambiare. C'è una serie di provvedimenti che stiamo mettendo a compimento e che guardano principalmente il centro storico. Perché? Perché credo che sia la parte più bella della nostra città. Credo che siamo appetibili, perché 10 giorni fa con le autorità del porto di Civitavecchia stiamo ideando la possibilità non di fare questi numeri che stiamo facendo da Civitavecchia, di realizzare numeri ben più importanti, e proprio per questo ci sarà un protocollo d'intesa con il porto di Civitavecchia per realizzare numeri più importanti da portare a Viterbo. Però da dove passano questi numeri importanti? Dalla Valle di Fabri. L'entrata, come dicevi tu, di accoglienza del tuo ospite sarà la Valle di Fabri, perché potranno essere lasciati i pullman fuori la Valle di Faul, coperto l'Urcionio, perché naturalmente sarebbe un assurdo se non coprissimo l'Urcionio, e è anche questo progettato e sarà realizzato nello step successivo, e quindi lasceranno i pullman fuori la Valle di Faul e potranno percorrere la Valle di Faul e entrare nel centro storico. Ma tutto deve essere organizzato in maniera diversa, e infatti abbiamo previsto pure i cartelli, tra virgolette, come si usa dire, intelligenti, dove ci saranno le informazioni, pure quelli finanziati dalla Comunità Europea, dove noi non abbiamo tirato fuori un euro, dove ci saranno le informazioni, dove ci saranno le possibilità, dove ci saranno le possibilità di prendere andare a vedere quello spettacolo, andare a vedere quell'altro, cioè completamente diverso. Però per fare questo servivano risorse importanti da destinare alla città, e quelle risorse importanti da destinare alla città non ce l'aveva né il bilancio del comune, né la possibilità del patto di stabilità gli permetteva di poter investire queste somme sulla città. Era solo la scommessa che questa maggioranza ha fatto il 17 dicembre, caro Fragassini, te lo ricordi il 17 dicembre, quando abbiamo deciso andiamo avanti fino in fondo per realizzare questo progetto? 17 dicembre 2011, in una riunione molto accesa, però costruttiva, questa maggioranza uscente ha portato a compimento questo progetto. E credo sentire tanti pifferai magici che oggi hanno lavorato per noi, hanno preso risorse per noi, hanno fatto come gli pare nella città, perché pensavamo che era importante che ci fosse un'immagine culturale forte, anche sopra le righe, sopra la politica, sopra ogni cosa doveva essere valorizzato il nostro centro storico. Ma il nostro centro storico, caro Paolo, cari, siete molto più giovani di me, non può essere soltanto utilizzato per la vendita e la mescita di bevande, deve essere utilizzato per ricreare un ambiente, per ricreare condizioni di vivibilità, per dare sfogo ai nostri turisti principalmente, ai nostri cittadini che vorranno abitarci di nuovo, di avere una qualità della vita eccellente, e non trascurando altri quartieri. Ci mancherebbe altro, altri quartieri. Questa amministrazione si pregia di aver realizzato, e stanno partendo le gare, non solo in campagna elettorale, ma partono le gare adesso, qui i lavori adesso, io ho da fare. L'asilo a Santa Barbara, è partito quello.
la palestra a Santa Barbara, la scuola materna a Santa Barbara, sembra che il centro sia a Santa Barbara. Cioè questa amministrazione non ha, con quelle risorse che c'aveva, cercato di coprire le difficoltà che aveva, e lo abbiamo fatto. Il teatro è quasi finito, quindi grazie a Dio. Il teatro, ma cioè quando dico ai miei amici di partito, abbiamo investito in questi 5 anni 42 milioni di euro presi a destra e manca, 14 sono stati realizzati, 28 devono essere ancora realizzati. Questo è il dato. Questo dato è stato mandato alla Corte dei Conti, perché questa amministrazione si pregia anche di aver fatto il bilancio di mandato e averlo mandato alla Corte dei Conti per l'esame. Quindi tutti questi dati sono già in proprietà della Corte dei Conti per l'esame di validità di quello che abbiamo fatto. Quindi se devono uscire 28 milioni di lavori, perché probabilmente abbiamo lavorato nella progettazione. Capite, quando tu non c'hai risorse tue, andare a chiedere agli altri è più difficoltoso, cioè nel senso, gli altri che cosa fanno? Ministero, Europa, Regione, fanno il bando, partecipi al bando, dopo un anno ti dicono se stai classificato e poi cominci a progettare. Quindi questo abbiamo fatto, in 5 anni più di così non potevamo fare. Avere oggi un comune che non ha perdite da nessuna parte, né acqua né niente, ma poi entriamo nell'arsenio pure, non c'ha nessuna perdita, ha un bilancio purtroppo importante che non riesce a spendere nel patto di stabilità, perché abbiamo in cassa 25 milioni di euro che non riusciamo a spendere a causa del patto di stabilità, perché pensate un po' quanta campagna elettorale potrei fare con quei 25 milioni di euro che stanno fermi lì e che il patto di stabilità in un ossessivo ragionamento non ci permette di spendere. Avere tutte queste possibilità di investimento sul territorio io credo che sia un risultato positivo. Poi naturalmente il mercato che deve andare di sotto, dovevamo realizzarla la piazza di sotto e dobbiamo realizzarla senza spendere i soldi nostri, e l'abbiamo realizzata con i soldi della regione, perché abbiamo fatto un progetto, è stato classificato, è stato valutato, è stato approvato e è stato realizzata in parte. Al centro storico mi è stata sottoposta dagli amici commercianti del centro storico la situazione del vagabondaggio. Io ricordo a tutti quanti, a me stesso per primo, che a settembre 2008 ho fatto una ordinanza che vietava l'accattonaggio, dove tutti quanti hanno partecipato a dirle di tutti i colori, poi la Corte Costituzionale l'ha bocciata, non solo a me ma a tutti i sindaci d'Italia. Quindi non è che noi possiamo fronteggiare l'accattonaggio con strumenti non ammissibili, possiamo affrontarlo con strumenti ammissibili. Poi per il corso abbiamo realizzato tutta la nuova viabilità del corso, infatti in questi giorni ho visto che via all'incrocio con via della Sapienza è crollata. Perché crolla? Uno, perché potrebbe non essere fatta bene; due, perché il peso delle macchine molto probabilmente deteriora tutto. Poi abbiamo realizzato via Giorgio Vecchio, via Cardinale Fontaine, cioè di cose, via Matteotti, questa piazza qui l'abbiamo, cioè con tutte le difficoltà del caso. Io quando ho definito 5 anni terribili, io vi dico, sono passati 5 anni terribili, come sono passati sicuramente nelle attività commerciali, sono passati anche, anzi puntualmente, più sull'amministrazione, perché all'inizio del primo giorno che siamo entrati abbiamo rischiato di mandare a casa 130 posti di lavoro, e grazie a Dio quel problema lo abbiamo superato.
Sallupara. Grazie, suggerimento. Prego. Sallupara, questa città ha sopportato 70 anni Sallupara con 2000 metri cubi di terriccio dentro e con una infinità di bombe inesplose. L'abbiamo sopportato in silenzio, siamo stati zitti tutti quanti, fino a che è arrivato un folle sindaco che ha voluto acquistare per 230.000 euro 860 metri di Sallupara, che ha non speso i soldi dell'amministrazione, che è andato a prendere i soldi della Regione Lazio e che ci ha comprato quella là. L'ha liberata, c'è la Fondazione Caritas che ci regala il progetto, la Cassa di Risparmio ce l'ha 1 milione di euro per realizzarla, per ristrutturarla. Io capisco che può darsi chi non vive a Sallupara naturalmente non la vede, infatti per questo ci sarà una visita guidata domenica per visitare che cos'è Sallupara. Sallupara è un monumento realizzato dal Bramante su ordine del Papa Giulio II nel 1500. Io, possibile che noi non possiamo immaginare che in una visione diversa di quello che avevamo vissuto la nostra città, non andiamo a riqualificare la nostra città? E lì c'è un esempio, la piazza davanti al Palazzo di Vico del 1300 che sta sotto 2 metri è un altro esempio. Che cosa faranno questi esempi? Sicuramente questi esempi daranno modo ai cittadini, ai turisti, di avere curiosità, di impressionarsi del fatto che i cittadini viterbesi che amano la città la vanno a riqualificare. Io credo questo è il messaggio, non ci sono altri messaggi che non la caparbietà di voler arrivare a portare a compimento un processo di riqualificazione importante del centro storico. C'è solo questo, non c'è altro. C'è la tenacia, nei momenti difficili abbiamo probabilmente, qualcuno dice, non siete stati capaci di comunicare. Ma che cosa dovevamo comunicare? Che stavamo lavorando per le fondamenta, le nuove fondamenta della città, e l'abbiamo detto in tutte le salse, ma non serviva, perché probabilmente era più attraente dire che probabilmente Marini litigava quello e litigava quell'altro, era più affascinante questo. Apposta a volte dico, vedendo qualche amico commerciante, ma qual è il problema? Stiamo cercando di realizzare il vostro sogno, quello che voi ci avete dato da fare nel 2008, perché non è che mi dimentico che nel 2008 io intrattenni i rapporti con i commercianti del centro storico per vedere quali erano le linee di indirizzo. Ci è mancata una linea, un progetto da realizzare, quello del parcheggio del Sacrario Multipiano, perché la crisi economica non ci ha permesso di trovare finanziatori che potessero investire 13-14 milioni di euro. Ne fai troppe, Mari. Ti sei scordato l'illuminazione. Sì, siccome io sono commerciante, l'illuminazione a Viterbo. So che tra poco dovrà andare. Sì, chiudo con due. No, una cosa che dovevo, secondo me va anche detto, cioè il plus, siccome hai fatto una carrellata su tutto quello che naturalmente riguarda il centro storico, siccome il plus prevede questa parte, diciamo, riguardante appunto le attività commerciali, come verrà sviluppata? Nel senso, degli incentivi per. Sembra che fanno una campagna elettorale. No, ho capito, ma stanno a noi interessa quello. 600.000 euro che stanno andando a bando, 600.000 euro serviranno per riqualificare le attività economiche, commerciali, artigianali del centro storico, in nuovi insediamenti. Serviranno pure 2 milioni e mezzo di fondo di garanzia, che è molto probabilmente più importante in questo momento che i contributi a fondo perduto. I 2 milioni e mezzo che servono per dare garanzia a chi vuole investire, chi ha coraggio di investire nel centro storico. I 400.000 euro, che sono 6 più 4, servono per una serie di attività sociali
che riguardano il mantenimento della vivibilità all'interno del centro storico, sono contributi alle persone. Usciranno i bandi, stanno uscendo i bandi, infatti stamattina abbiamo deliberato quelli del sociale e che era quello più complesso, partirà quello dei 400.000 euro sul sociale e 600.000 sul commercio. Poi come vi diceva sì, però vi posso leccare tutto, vi faccio un, però non sto in campagna elettorale, lo sto facendo per dovere. Poi però diciamo anche altro, perché questa amministrazione ha anche appaltato la pubblica illuminazione, che significa nei prossimi due anni investire da parte dei privati, perché investiranno loro, 5 milioni di euro sulla città. All'interno della città sono previsti, oltre che l'illuminazione per il giardino, è prevista l'illuminazione artistica dei monumenti della città di Viterbo e il cambiamento dell'illuminazione generale della città, e saranno soddisfatti alcuni commercianti probabilmente che vedono in penombra alcune vie, almeno così le cambiamo proprio, almeno finita questa storia lunga da 5 anni. 9.200 punti luce. Poi che manca? Non me la ricordavo. Devo? No. Devi vincere le elezioni, tanto questi ormai stanno apprezzando. Tanto questo non lo ferma più nessuno. Che Marini vinca o che Marini non vinca, non lo ferma più nessuno. Perché ormai, a meno che non vogliono perdere i finanziamenti dell'Unione Europea, ma io non credo che trovo qualche stolto in giro che voglia fare questo. Però, vi ripeto, i punti luce l'abbiamo detto, che altro? Una cosa che riguarda l'arsenico. No, aspetta, scusate, l'arsenico c'è per niente, c'è storico. Dopo magari Daniele, io una cosa che naturalmente penso sia importante, perché chi vive di commercio vive anche di turismo. Una cosa importante è che dicono tutti che il termalismo non è mai partito. Mi mancava il termalismo. Questa amministrazione così nefasta, perché dipinta dai giornali così nefasta. Auguri Claudio per la nuova possibilità di essere padre. Termalismo. Questa amministrazione ha recuperato le Terme Ilse, che non le aveva, ha recuperato un impianto termale giù all'ex oasi sulla strada che va tra Montefescone e Marta, recupera il centro termale al Pagliano approvando il progetto, e pensate un po', vuole recuperare fino in fondo la ex ITET in zona Zitelle, e almeno finisce definitivamente questa storia che sta ITET e gira per il Viterbo e non si ferma, si fermerà lì, e lì faranno il loro centro tranquilli. Noi, l'assessore Bertini si sta impegnando per questo, e noi prima che arriva la scadenza del nostro mandato porteremo a compimento anche questo. Quindi possibilità nei prossimi anni di lavoro, possibilità di investimenti da parte, perché da quello che mi si dice il Pagliano non sono affari loro sicuramente degli imprenditori, ma vale 50 milioni di euro, quindi speriamo che ce l'hanno, almeno così potranno dare la possibilità di investimento, di lavoro, di operai, di tutto un settore che può essere di volano per l'economia viterbese. Domande? Allora, intanto la prossima settimana gli avvisi pubblici dei quali parlavi verranno esplicati nei contenuti, quindi dalla prossima settimana saranno pubblicati tutti i bandi. Qualcuno già oggi sul Corriere di Tempo, per esempio, senza far pubblicare, per qualcuno ha avuto l'opportunità di tirarlo fuori, quindi già qualcosa esce fuori. Poi speriamo di poter informare tutti i cittadini anche affinché possano partecipare. Le domande però importanti, se ci sono, non abbiate paura.
rinforzati? Io vi ringrazio, di dare una liquidità ufficiale del centro storico, obbligare i proprietari a... Allora, allora, signor Purchiaroni, noi ci conosciamo quando eri presidente della Confesercenti, io ero giovane assessore dello sviluppo economico. Noi abbiamo messo sulla via dove lei ha la sua attività, abbiamo messo anche la possibilità di mettere quei tubi, che gargarozzi che escono fuori dal terreno, sono postazioni dove possono essere interrati tutti i fili, sia televisivi quello ci è costato all'amministrazione comunale 70.000 euro. Non l'ha utilizzato nessuno. Non è che il Telecom e Enel l'hanno fatto gratis per noi, non l'hanno fatto dietro pagamento nostro, però non l'ha utilizzato nessuno. Cioè, ci vuole, io sono convinto che se noi diamo l'esempio con questi lavori, può darsi pure che il volano si modifica. Se noi principalmente diamo la possibilità di vedere veramente, realmente, quelle che sono gli investimenti che l'amministrazione ha realizzato tramite fondi, molto probabilmente tutto questo potrà essere un volano che moltiplicherà. Perché oggi l'amministrazione che cosa fa? C'ha un contributo, me la facciamo. Contributo esiste già da decenni, un contributo per pagare alcuni percentuali degli interessi per il rifacimento delle facciate. L'amministrazione, Fabio, qualora imponesse ai cittadini di rifare la facciata, se tu non mi rifai la facciata, dopo lo sai che faccio io? Ti devo fare la facciata in danno. Cioè, che significa? Che io ti faccio la facciata a te e tu dopo la devi pagare. Non è facile, non è facile. Come la non è facile farla recepire, come i goliardici palloncini della buca di Piazza del Gesù. Giulio Marini che cosa ha fatto? Innanzitutto ha individuato chi era, perché oltretutto cioè, sembra sta a Palermo, Agrigento a Siracusa, senza volere nulla, perché quella mattina quando quello ha sfasciato quel camion che arbitrariamente è entrato e ha sfasciato la piazza, nessuno ha detto nulla, cioè nel senso la targa, chi era, chi... no, grazie a Dio c'eravamo la telecamera che l'abbiamo coltivato e l'abbiamo preso. Adesso che cosa fa l'amministrazione? L'amministrazione copre la buca e paga, farà causa all'azienda che ho fatto l'ordinanza, non ha risposto all'ordinanza, noi copriremo la buca e dovremo intentare causa verso il proprietario del mezzo per farci rimborsare. Se moltiplichi, Fabio, per tutta la città questa storia, capisci che il risultato è infausto, cioè è impossibile. Io opero a Corsitalia da 60 anni, quindi questo discorso va avanti. È sempre così, Io non so quanti proprietari dei locali percepiranno ancora per quanto tempo l'affitto dei locali, perché le cose stanno andando molto male. Lo sappiamo. Quindi voglio dire, obbligare anche chi percepisce migliaia di euro di affitto, perché percepiscono migliaia di euro la proprietà, di rifare la facciata, non credo che sia veramente una cosa che il comune, voglio dire, potrebbe non, cioè che l'interessato potrebbe non accettare, mi sembra impossibile. È il comune che in qualche maniera credo che questo è un po' il mio concetto, anche perché se ne è possibile di prima, anche di euro per la manifestazione, sì, diciamo, della sede. Se poi queste 70.000 euro però non è più un investimento, significa avere uno spreco di tanti soldi, perché se non sono stati utilizzati, che per me non saranno utilizzati, in altre città vengono utilizzati. Ma scusa, se sono passati 2 anni, sono tutti
scotturato. Ah, quello è il gancarotto sariano, non è quello il problema. Portate, però il problema non è che il problema è l'amministrazione. Non è la Telecom, lì purtroppo sono i privati che devono andare a mettere i loro cavi là sotto. Il ritorno economico ai commercianti e agli artigiani che si mettono insieme per realizzare i consigli di non di quartiere, ma l'associazione della via del Corso, l'associazione di via Saffi, l'associazione di via San Lorenzo, e c'è anche nel bando che sta uscendo la possibilità di realizzare, io l'ambizione mia sarebbe nel consorzio del centro storico, ma logicamente capisco che è una ambizione molto lungimirante, però già se si potesse realizzare, tentare di realizzare dei gruppi di interlocuzione sia amministrativa ma sia anche di progettualità per l'amministrazione comunale, sarebbe molto importante, perché così avremo in tutte le varie vicende la possibilità di confrontarci senza arrivare nelle campagne elettorali a fare il sunto della situazione.